per questa sala, l'oasi, fratelli, sorelle, Signore, che non ci manca niente veramente. Grazie, un clima anche perfetto, dentro, fuori, Gesù. Grazie anche per Joachim che non è con noi, però preghiamo anche con lui e per lui, oh Signore. Dice anche Valentina, ogni persona che guarderà questo streaming, Signore, tutti gli strumenti, le corde, anche vocali, anche delle chitarre, tutti i cavi, le riprese, i cellulari, che tutto sia perché maggior numero possibile possa oggi, questa sera, incontrarti e pregare. Lode a te, Gesù. Santo sei tu. Scendi, Spirito Santo. Scendi, Santo, scendi davvero. Amen, 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 Signore. Parteciperanno a questa preghiera, Signore. Toccali fin da questo momento, Signore. Donagli di sperimentare la tua presenza, Signore. Di essere rivestiti del tuo spirito. Di essere trasformati dalla tua parola, Signore. Vieni. Così sia. Amen. Vieni, Spirito Santo, davvero tocca a noi. Tocca i cuori delle persone che ci ascolteranno sia oggi che in futuro, Signore. Che apriranno questo video, Signore. Pregheranno con noi. Sia davvero il tuo spirito a toccare, Signore. Lode al tuo nome, Signore. A rivelarmi te, Signore. Gloria a te, oh Signore. Amen. Gloria a te, oh Signore. Lode al tuo nome. Amen. Ogni nostra azione di musica, oh Signore. Così sia, Gesù. Amen. Spirito Santo, scendi, scendi, scendi. Siamo sicuri, se tu non costruisci la casa, se tu non guidi la preghiera, se tu non preghi, Spirito Santo, vana è il nostro sforzo, Spirito Santo. Usa tu ogni nostra cosa, ogni anche fatica, ogni sforzo, ogni dedicazione nostra, Spirito Santo. Usa tu e fluisci tu attraverso internet. Fluisci tu attraverso questa preghiera. Lode al tuo nome. Ah, ma siamo già in diretta. Lode, lode a te, oh Signore. Grazie, Signore. Gloria, gloria a te, oh Signore. Gloria, gloria a te, lode a te, oh Signore. Ok, gloria. Gloria. Alleluia, cantiamo che ha vinto il nostro re Gesù, lui vive, alleluia, cantiamo che ha vinto il nostro re Gesù, lui vive, alleluia, 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 alleluia,
in Lui, sono libero in Lui, ho vinto Gesù. Gesù è la forza mia. Alleluia. 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 Cristo è risorto, veramente è risorto e noi con Lui. E proprio perché noi siamo stati risuscitati con Gesù, vogliamo pregare, vogliamo lodare il nostro Signore Gesù perché Lui è risorto. Lui è la causa e il centro della nostra preghiera. Lui è la nostra motivazione perché grazie a Lui noi siamo stati perdonati. Siamo stati salvati, riempiti del suo Santo Spirito ed è Gesù che è la gioia della nostra vita, è la gioia e la speranza della nostra preghiera e delle nostre amicizie, di ogni cosa che abbiamo e che facciamo. Benvenuti anche tutti a voi che siete venuti in via diretta o indiretta a seguirci anche sul nostro YouTube channel, così possiamo pregare anche grazie all'internet. E in questo modo tutti ci colleghiamo per lodare il nostro Signore Gesù. A te la lode sia Gesù, a te grazie, a te adorazione Gesù. Vogliamo innalzare le nostre mani a te, perché tu sei grande, tu sei potente e santo. Anche noi vogliamo partecipare a questa lode incessante che è davanti al tuo trono Gesù, perché gli angeli e i santi incessantemente lodano il tuo nome. E noi adesso vogliamo partecipare a questa lode incessante e riconoscere che nessuno è come te, oh Signore, che tu sei il re della storia, sei il re della nostra vita. Noi ti lodiamo, ti celebriamo, innalziamo perché tu sei la nostra salvezza, tu sei la nostra forza, la nostra roccia e la gioia della nostra vita. A te la lode, a te sia la gloria, a te onore e adorazione, Gesù. Benedetto sei tu, santo sei tu, meraviglioso sei tu, Gesù. Meraviglioso, meraviglioso sei tu, oh Signore. Cantiamo che ha vinto il nostro re è Gesù, lui vive, alleluia. Cantiamo che ha vinto il nostro re è Gesù, lui vive, alleluia, 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 alleluia. Cantiamo, cantiamo che ha vinto il nostro re Gesù, lui vive, alleluia. Cantiamo, cantiamo che ha vinto il nostro re Gesù, lui vive, alleluia. Alleluia. Aleluya, aleluya, aleluya.
in Lui, sono libero in Lui, ha vinto Gesù e la forza mia. In Lui, ha vinto in Lui, sono libero in Lui, ha vinto Gesù e la forza mia. Nostro Re è Gesù, Lui vive, alleluia. Cantiamo, cantiamo, che ha vinto il nostro Re. Il nostro Re è Gesù, Lui vive, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. In Lui ho vinto, in Lui sono libero, in Lui ho vinto, Gesù è la forza. In Lui tu hai vinto, in Lui hai vinto, in Lui tu sei libero, tu sei libero, in Lui hai vinto, hai vinto. Gesù è la forza tua. Alleluia a Lui. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sei il vincitore Gesù, tu sei il vittorioso Signore, e noi ti vediamo nello spirito in questo momento come il vittorioso Signore. Tu vinci, tu stai vincendo, tu stai regnando. A te la lode e a te la gloria, a te grazie, oh Signore Gesù, a te grazie, grazie, lode al tuo nome, oh Signore, lode al tuo nome, grande sei tu e benedetto, lode al tuo nome, oh Signore. L'unica ragione dell'adorazione, Gesù, sono in te, solo in te, la speranza che desidero avere, Gesù, e tutti insieme, solo in te, solo in te, l'unica ragione dell'adorazione, Gesù, solo in te, la speranza che in te. Confido in te, mi hai aiutato, la tua salvezza mi hai donato. Ora ho, ora ho gioia nel mio cuore, col mio canto ti loderò, io ti loderò, io ti loderò, ti glorificherò. Gesù, solo in te l'unica ragione dell'adorazione, Gesù, solo in te la speranza che desidero avere, oh Gesù. E ancora una volta, solo in te l'unica ragione dell'adorazione, Gesù, solo in te la speranza. Confido in te, mi hai aiutato, la tua salvezza mi hai donato, ora ho gioia nel mio.
ogni tempo, Gesù, a te la lode. Così riconosciamo, Gesù, che tu sei la nostra speranza, perché tu come unico sei passato attraverso la morte, sei morto però sei stato risuscitato e ora vivi, regni e risorgi, oh Signore, e per questo tu sei la nostra sicurezza, la nostra certezza, e tu sei la garanzia che tutto ciò che tu hai detto era vero, è vero. Perché tutto ciò che tu hai detto tu hai confermato con la tua vita e con la tua risurrezione. E per questo noi abbiamo fiducia in te, Gesù. Che anche se ci troviamo nelle circostanze difficili, noi in ogni circostanza alziamo nostra voce a te. E ti vogliamo dire, tu sei fedele, Gesù. Tu sei il più potente, Gesù. Tu sei la nostra speranza e noi ti lodiamo per questo. Ti ammiriamo, apprezziamo te, Signore. I nostri occhi sono fissi su di te, Gesù. Ti esaltiamo, innalziamo il tuo nome, Gesù. Sei potente, tu sei fedele, santo, unico, speciale sei tu, Gesù. Il Salvatore, unico Salvatore, Gesù. Tu sei Dio e l'uomo, Gesù. Potente sei tu, tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori. Ogni ginocchio davanti a te si inginocchierà, si piegherà e riconoscerà Gesù Cristo è il Signore. A te la lode, a te la gloria, santo sei tu, oh Signore. Lode a te, oh Signore Gesù. Tu sei maestoso, oh Signore. Oh gloria, 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 gloria a te, Signore Gesù. Gloria, 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 gloria a te, Signore Gesù. Gloria sei tu, oh Signore. Gloria sei tu, oh Signore. Glorioso, glorioso sei tu, oh Signore. Ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù. E questa sera ti vogliamo dare la gloria, oh Signore, gloria soltanto al tuo nome, ammirazione soltanto a te, questo tempo, questa preghiera, i canti, il suono, tutto appartiene a te la gloria, oh Signore. Ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù, e tutti insieme. Ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria,
ti do gloria, gloria a te Gesù. Puoi anche applaudire al Signore a casa tua. Ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria a te Gesù. Ti do gloria, gloria, a te la gloria. Ti do gloria, gloria, solo a te. Ti do gloria, gloria a te Gesù. Ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria a te Gesù. Maestoso, sei tu Gesù, con le tue parole e il tuo amore. Glorioso, 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 tu sei tu Gesù, col tuo potere, sei per me. Ancora una volta, maestoso, maestoso, sei tu Gesù, con le tue parole e il tuo amor. Glorioso, glorioso, sei tu Gesù, col tuo potere, sei per me, colui che mi salvo. Salvo, mi riscattò, tu sei l'uomo che mi donò la libertà, colui che mi salvò, che mi salvò, mi riscattò, mi riscattò. Parole e tuo amore, quanto glorioso, glorioso, sei tu Gesù, col tuo potere, sei per me maestoso, maestoso. Tue parole e il tuo amore glorioso, sei tu Gesù, col tuo potere, sei per me colui che mi salvo, che mi salvo, mi riscattò.
mi salvò, colui che mi salvò, mi riscattò. Tu sei l'uomo che mi donò libertà. A te la gloria tutti insieme. Ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù, a te la gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù. A te la gloria, oh Signore, ricevi nostra adorazione, nostra lode, nostro ringraziamento, oh Signore, soltanto a te Gesù. In questo canto abbiamo cantato che Gesù ci ha riscattati, che Lui ci ha dato la libertà. È veramente una libertà eterna, che il nostro futuro è sicuro nelle mani di Dio, da oggi e per sempre. Adesso, se tu senti gratitudine per qualche cosa, puoi adesso ringraziare il Signore, anche tu. Grazie, oh Signore. Grazie per la tua presenza, grazie per la tua bontà, grazie che tu metti la gioia nei nostri cuori. Grazie, Signore. Grazie. Grazie, Signore, davvero per come tu ti prendi cura di noi, oh Signore, in ogni particolare della nostra vita, oh Signore, in ogni piccola cosa possiamo davvero sperimentare che siamo tuoi, oh Signore, che ti apparteniamo, che tu ci ami, oh Signore. Santo sei tu Gesù. Ringraziamo il Signore, ringraziamo a Lui. Tu sei buono, Signore. Nessuno è come te, Gesù. Tu sei il nostro Salvatore, Gesù. Tu sei sempre con noi anche questa sera. Tu fai le cose nuove, Gesù. Tu tocchi i nostri cuori. Tu ci stai confortando con la tua presenza, Gesù. Ti stai avvicinando, Gesù. Sei tu che ci sostieni, che ci guidi anche in questo tempo, Gesù. Sei tu che non ci lascerai mai, oh Signore. Tu sei il pastore della nostra vita, Gesù. Tu sei la guida della nostra vita. A te grazie. A te grazie, oh Signore. Ti onoriamo, ti celebriamo, Signore. Innalza la tua voce, non temere, anche a casa tua. Grazie, ringrazia il Signore per la tua famiglia. Ringrazia anche per le cose magari più scontate, ringrazia per l'acqua che abbiamo, per il cibo che abbiamo, per la salute che abbiamo.
ringrazia per gli amici che hai, per il lavoro che hai. Grazie, Signore Gesù. Grazie, grazie, grazie a te, Signore. Grande il tuo amore, oh Signore. E noi vogliamo davvero tutti insieme adesso proclamare anche con questo canto che tu sei fedele ad ogni tua promessa, oh Signore. Insieme proclamiamo che noi ci abbandoniamo, noi insieme proclamiamo, noi insieme proclamiamo, in te noi ci abbandoniamo, sapendo. Crediamo che una nuova storia scriveremo. Grandi cose, grandi cose tu farai, tutto il mondo canterà, per te niente è impossibile. Insieme, Signore, tu farai grandi cose, tu stai facendo grandi cose, stai toccando i nostri cuori, a te la lode, oh Signore, e crediamo che tutto il mondo canta, che per te niente è impossibile, e noi lo cantiamo oggi, noi lo proclamiamo che niente è impossibile, anzi che tutto è possibile, a te Gesù
tutto è possibile, tu puoi fare ogni cosa, Gesù. Donaci questa visione, donaci questa tua prospettiva, oh Signore. Trasforma i nostri cuori, trasforma i nostri occhi, che noi possiamo vedere oggi, adesso, la tua onnipotenza, oh Signore. Tu puoi fare ogni cosa. Amen. E chi ti sta vicino, magari anche a casa tua, puoi dire alla tua sposa, ai tuoi figli, ai tuoi amici: Gesù può fare ogni cosa nella tua vita. Gesù può fare ogni cosa nella tua vita. Puoi scrivere anche il messaggio e l'SMS ai tuoi colleghi di lavoro: Gesù può fare, può cambiare ogni cosa nella tua vita, al meglio chiaramente, ok? Diciamocelo: Gesù può fare ogni cosa nella tua vita, può smuovere ogni montagna nella tua vita. Amen, amen. E se sei da solo, lo puoi dire anche a te stesso. Puoi dire il tuo nome: senti Giovanni, o Giuseppe, o Mario, Gesù può fare ogni cosa nella mia vita. Dillo a te stesso adesso, dillo a te stesso. Puoi dire il tuo nome: Gesù può fare ogni cosa. A Lui niente è impossibile. Credilo, proclamalo. Gesù, io credo che tu puoi fare, puoi cambiare ogni mio collega nel lavoro. Che tu mi puoi trovare un nuovo lavoro, il migliore lavoro. Proclamalo, perché così, proclamando la parola di Dio, cresce la tua fede, perché fede nasce dalla parola di Dio. E quando tu dici: Gesù può fare ogni cosa, questa è la parola di Dio, perché è scritto nel Vangelo secondo Luca: a Dio nulla è impossibile. Ok? Grazie Signore per questa visione, per questa prospettiva che tu ci stai dando, oh Signore. E per questo noi vogliamo con tutto il cuore lodarti, oh Signore, perché tu sei il Re del cielo. Amen. Con tutto il cuore canterò. Cieli, della terra, dell'universo, regni per l'eternità. Re dei cieli, della terra, dell'universo, re dei cieli. Re dei cieli, della terra, dell'universo, regni per l'eternità. Re dei cieli, della terra, l'universo, regni per l'eternità. Con tutto il cuore canterò a te, tu sei il Re. Con tutto il cuore canterò a te. Canta con tutto il tuo cuore. Con tutto il cuore canterò a te, tu sei il Re. Re dei cieli, della terra, l'universo, regni per l'eternità. Re dei cieli, della terra, dell'universo, regni per l'eternità. Re dei cieli, della terra, dell'universo, con forza proclama. Re dei cieli, della terra. Regna in me, mio Salvatore, regna in me, vincitore re, vincitore re. Regna in me, mio Salvatore, regna in me.
dei cieli, Re dei cieli, della terra, l'universo regni per l'eternità, Re dei cieli, della terra, dell'universo regni per l'eternità, Re dei cieli, della terra, l'universo regni per l'eternità, Re dei cieli. Regna in me, vincitore re, vincitore re, regna in me, mio Salvatore, regna in me, vincitore re, vincitore re. Mio Salvatore, regna in me, vincitore re, vincitore re. E ora puoi essere sicuro che Gesù, come il vincitore, regna nella tua vita. E con questa certezza puoi accomodarti per un po'. Adesso c'è il messaggio di incoraggiamento da parte della nostra Agnieszka, e poi continuiamo con la preghiera. Vorrei condividere con voi una cosa che mi ha colpito moltissimo in questo ultimo tempo, della pandemia, una frase che si è ripetuta tantissimo, una frase bellissima che ci ha accompagnati, che ci sta accompagnando in questo tempo. Ed è la frase che dice: andrà tutto bene, andrà tutto bene. Ed è incredibile, se vai all'internet a vedere i video, le foto, troverai tantissimi messaggi che dicono proprio questo: andrà tutto bene. Perfino delle canzoni ci sono, non so se dalla regia se possiamo far sentire una bellissima canzone, una delle canzoni che in questo tempo sono state prodotte, di Elisa. Abbraccio tra la gente, il sole sulla pelle tornerà, la libertà di urlare ad un concerto come abbiamo sempre fatto un tratto. Andrà tutto bene.
Tutto il mondo dice in questo bene. C'è questa fiducia incredibile, questo incoraggiamento che ci diciamo a vicenda, che sgorga dal nostro cuore. Da qualche parte del nostro cuore c'è questa fiducia, c'è questa certezza. Ma io mi domando, ma da dove viene? Da dove viene questa fiducia? Da dove viene questa speranza in noi? Da noi stessi può venire? Non so come voi, però i miei progetti, i nostri progetti in questi 2 mesi sono andati tutti a fumo. Tutto quello che ci siamo progettati, volevamo fare, eccetera, non abbiamo potuto fare. Quindi basarmi sulle mie forze, basarmi su ciò che io posso fare, non posso fidarmi, non sono più che mai, vedo che non sono padrona della mia vita. È una cosa che è ovvia per tutti in questo tempo. Nonostante questo, tutti sentiamo dentro questa stessa cosa, questo stesso sentimento che andrà bene, che c'è un futuro per noi, che c'è un qualcosa di meglio per noi preparato. E lo sentiamo tutti, battezzati, non battezzati, credenti e non credenti, ciascuno di noi uniti sentiamo questa cosa. E io oso dire veramente che è lo spirito di Dio, è lo spirito, quello che dà la vita, che ci ha dato la vita, che parla ai cuori di ogni uomo, di ogni creatura, e che è Lui che suscita questa speranza, è Lui che suscita questa fede in noi, questa fiducia. Non siamo noi a darcela, non siamo noi, non sono le nostre parole, non è nostro incoraggiamento, ma è lo spirito del Signore che agisce nei nostri cuori. Allora lascia che anche questa sera lo Spirito parli ancora al tuo cuore per mezzo di profeta Geremia, che dice nel capitolo 29, versetto 11: io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, oracolo del Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. O meglio, vorrei rileggere questa parola in questo modo: io conosco i progetti che ho fatto a tuo riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per concederti un futuro pieno di speranza. E tu puoi oggi appoggiarti su questa parola. Questo libro è stato scritto secoli fa. Colui che dice andrà tutto bene è il Signore di cui tu ti puoi fidare, di questa voce che hai sentito nel tuo cuore, che ti dava speranza. Ha un nome, questa voce ha un nome, Gesù. Gesù è la persona che anche oggi parla al tuo cuore e ti dice: puoi affidarti a me, puoi affidare a me la tua vita, andrà tutto bene. Io ho i progetti pieni di speranza, ho un futuro pieno di speranza che voglio darti. Allora lascia che questo spirito che ti finora rivelava questa cosa, che metteva speranza nel tuo cuore, che questa sera ancora di più ti riveli l'amore che Gesù ha per te. Questo stesso spirito ti riveli l'amore di Gesù. Di Gesù che ha dato tutto se stesso per te, perché tu possa vivere. E se vuoi, puoi anche pregare con me in questo momento, puoi fare questa preghiera anche. Signore, grazie perché io credo. Credo che tutto andrà bene. Grazie perché tu hai messo dentro nel mio cuore questa fiducia, oh Signore. Grazie perché
non sono gli uomini che mi hanno detto, ma sei tu che me lo dici, oh Signore. O meglio, me l'hai detto anche attraverso gli uomini. Mi hai detto questo anche attraverso i miei amici, i miei parenti che mi hanno incoraggiato. E me lo dici per mezzo della tua parola. E io mi fido di te. Voglio fidarmi oggi di te. La mia vita è nelle tue mani. Voglio veramente avere progetti, scoprire progetti che tu hai per la mia vita, perché i tuoi progetti sono stabili per la mia vita. Per questo vieni Spirito Santo, invochiamo te Spirito Santo, vieni, continua a venire nei nostri cuori, continua a rivelarci davvero i progetti che Dio ha per noi, continua a rivelarci l'amore del Signore, l'amore che è stabile per noi, l'amore che è più forte di ogni pandemia, che è più forte di ogni disagio, disagio economico, disagio di salute, di qualsiasi situazione. Vieni, oh Spirito Santo, tu che sei vita, tu che ci annunci la risurrezione, vieni nei nostri cuori, oh Signore, scendi su di noi. Soffia il vento del tuo spirito, portami dove vuoi tu. Soffia ancora di più. Soffia il vento del tuo spirito, io seguo te. Spirito della speranza, soffia il vento del tuo spirito, portami, oh portami, dove vuoi tu, riempi le nostre vite, oh Santo Spirito, soffia il vento. Crediamo nella tua presenza, ma vogliamo ancora di più della tua bontà, della tua presenza, della tua mano, oh Santo Spirito. Noi crediamo in te. Vieni, vieni, donaci la tua consolazione, la tua certezza, la tua speranza, oh Santo Spirito. Noi ti invochiamo, Santo Spirito, in questo momento, sulle nostre famiglie, sui nostri cari, sui nostri vicini, oh Santo Spirito. Vieni tu che sei il sapore del cielo, vieni tu Santo Spirito che sei la presenza di Gesù, vieni oh Santo Spirito che sei la garanzia della vita eterna. Scendi su di noi adesso in questo momento, fiumi d'acqua viva desideriamo, oh Santo Spirito, tutta la nostra nazione, ovunque, ovunque, su ogni persona, oh Santo Spirito, su ogni persona che soffre, che si sente da sola. Scendi, oh Santo Spirito, che senza di te non possiamo fare nulla. Soffia il vento del tuo spirito, portami, oh portami, dove vuoi tu. Soffia il vento del tuo spirito,
su di me. Soffia il vento del tuo spirito, portami, portami dove vuoi tu. Soffia il vento del tuo spirito, io seguo te. Canta un canto nuovo in questo momento, un canto di speranza, un canto di vittoria. Canta ciò che adesso hai nel tuo cuore al Signore. Adesso sei pieno dello Spirito Santo e Spirito quando scende sta mettendo un canto nuovo. Canta, canta, canta al Signore. Grazie a te Spirito Santo. Grazie. Adesso ringraziare allo Spirito Santo, gli puoi dire anche benvenuto nella mia vita Spirito Santo, benvenuto nel mio lavoro, magari c'è qualcuno che ha il lavoro e sta guardando, benvenuto nella mia casa, nella mia famiglia, nella mia comunità, benvenuto Spirito Santo, grazie che sei tu che stai mettendo una speranza nuova nella nostra vita. Grazie a te, oh Spirito Santo. E sempre quando Spirito Santo scende, ovunque c'è lo Spirito Santo, e quando c'è lo Spirito Santo c'è un tempo di grazia, perché la grazia di Dio è lo Spirito Santo, la grazia di Dio è la presenza dello Spirito Santo e niente l'altro, è Dio stesso, lo Spirito Santo. E se adesso tu sei pieno dello Spirito Santo, vuol dire che sei una persona piena di grazia, che la tua casa è piena di grazia. E chi ti sta vicino gli puoi dire, ehi, ascolta caro mio, cara mia, figlio mio, figlia mia, sei pieno di grazia, sei pieno di grazia, sei pieno di grazia, Alex, sei pieno di grazia, Ruth, Giovanni, sei pieno di grazia. Giacomo, sei pieno di grazia. Leonardo, sei pieno di grazia. Samuele, sei pieno di grazia. Amen, amen. Aida, sei pieno di grazia. Giuseppe, sei pieno di grazia. Zoltan, sei pieno di grazia. Amen, amen. Alfon, sei pieno di grazia. Valera, sei pieno di grazia. Ditelo, ditelo. Amen, amen. E ditelo anche a te stesso, sei pieno di grazia, pieno di benedizione, sei pieno di Spirito Santo.
Sei un portatore della grazia adesso, un portatore dello Spirito Santo. Questo è bello. E per questo cantiamo anche questo canto come una preghiera. Questo è tempo di grazia, tempo di benedizione, giorno di salvezza, alza la lode al Signore. Questo è tempo, questo è tempo di grazia, tempo di benedizione, giorno di salvezza, alza la lode al Signore. Gesù, Gesù, la mia salvezza, Gesù, il Signore, Gesù, la mia fortezza, davanti a Lui io danzerò. Gioirò davanti a Lui, io gioirò, esulterò davanti a Lui, esulterò. Questo è tempo di grazia, tempo di benedizione, giorno di salvezza, alza la gloria. Questo è tempo di grazia, tempo di benedizione, giorno di salvezza, alza la lode al Signore. Gesù, Gesù, la mia salvezza, Gesù, il Signore, Gesù, la mia fortezza, davanti a Lui io danzerò. Davanti a Lui canterò, davanti a Lui io canterò, davanti a Lui gioirò, davanti a Lui io gioirò, davanti a Lui esulterò, davanti a Lui esulterò. La 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 la. Questo è tempo di grazia, tempo di benedizione, giorno di salvezza, alza la lode al Signore, alza la lode al Signore, alza la lode, alza la lode al Signore. A te la lode Gesù, a te sia la lode Gesù, sempre, sempre, sempre Gesù. Grazie a te, Signore Gesù. Grazie a tutti voi che siete stati con noi in questa preghiera. Crediamo che avrete tantissimi frutti, che vedrete i frutti della benedizione, della presenza del Signore nella vostra vita. Voglio ringraziare in modo speciale voi che siete stati da Marche, che ci avete seguito dal qui, i marchigiani, i nostri, anche i fratelli da Roma, ho visto che ci avete seguiti, poi anche dalla Sardegna, anche lì mandiamo un saluto, i pugliesi ovviamente, ciao a tutti, poi anche dalla Spagna, Slovacchia, zo Slovenska, pozdravujem vas všetkých. Dalla Spagna, sì, benissimo, sì sì, bene, anche dalla Svezia, ciao, ciao, da Bielorussia, salutiamo, da California, salutiamo, dal Messico, ciao anche messicani, preghiamo anche in modo speciale adesso per Messico, Signore proteggi tutta questa nazione in questo modo speciale, adesso metti la tua presenza su questa nazione. Amen. E custodisci tutta la coinonia e tutta la nazione di Messico. Anche ciao fratelli in India salutiamo anche dalla Repubblica Ceca, ecco anche dalla Ceca. Ciao 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 a tutti,
Grazie, grazie che siete stati con noi in questa preghiera. Ora ci vediamo sabato sera alle 8, sarà la preghiera comunitaria, però in inglese. Allora, se avete fratelli che gli piacerebbe di partecipare alla preghiera in inglese, allora sabato sera alle 8 la preghiera in inglese. Grazie anche a tutti voi. Crediamo che prima possibile ci vediamo realmente, che già qualcosa si sta sciogliendo. Allora preghiamo il Signore che per la Pentecoste possiamo incontrarci, però ancora aspettiamo le notizie ufficiali, però siate sempre in collegamento con noi, seguiteci sui nostri social, sia su Instagram, sia su Facebook o su questo YouTube channel. Grazie, un bel applauso a tutti voi e al nostro Signore Gesù. Grazie, grazie. Ciao a tutti. Buonanotte a tutti.